Ciao, siamo qui con Edoardo Liberati, Ciao Francesca. ciao, è un pilota delle macchine da corsa, un pilota di grande successo. E ci siamo conosciuti perché abbiamo frequentato insieme il corso del Metodo De Rosa insieme a Carlo Mea. E allora poi volevo presentarvelo perché ha una bella testimonianza da raccontarci in quanto il metodo abbia potuto influire un po' sulla sua carriera, sulla sua vita e quanto abbia cambiato parte del suo percorso, un po' come ha fatto con me. E, insomma, io vorrei che tu ti raccontassi un po' il tuo percorso professionale, raccontaci un po' di te. Ok, allora io ho 27 anni, ho iniziato a correre quando ero bambino, avevo più o meno 10 anni con il go-kart, si inizia Si sempre inizia da lì, sempre sì. così. E poi ho avuto già vari successi più o meno nell'ambito nazionale nel go-kart e a 15 anni, che è l'età limite per passare poi all'automobilismo, ho iniziato a fare le varie formule minori e Formula 4 ho vinto il primo campionato italiano a 15 anni. E sono stato il più giovane in Europa a vincere Che un bello. campionato, il record è ancora imbattuto e poi diciamo, la mia carriera si è sviluppata con macchine dette a ruote coperte, che sono macchine GT, Gran Turismo, quindi come Lamborghini, ho avuto vari successi soprattutto in Asia con Lamborghini e adesso sto correndo con la Porsche. Con la Porsche. Allora, a me, perché tu questo me l'avevi raccontato, ma vorrei che lo raccontassi qui, come è cambiato il tuo approccio appunto dal punto di vista professionale da quando hai iniziato a frequentare insomma il metodo De Rose e conoscere Carlo? Sì, allora sicuramente sono migliorato su tantissimi aspetti, soprattutto mentali, perciò l'allenamento del metodo De Rose l'ho iniziato nel 2015, ormai sono 5 anni che pratico più o E non l'hai più meno. mollato, giusto? No, no, ho fatto solamente, ho vissuto un periodo in America, quindi l'ho fatto a distanza, però ho praticato comunque più o meno giornalmente in questi Abbiamo ultimi. anch'io ho vissuto in Ah, America e l'ho praticato a distanza. Comunque il ok. metodo De Rose è ovunque, nel È senso anche a New universale. York c'erano delle sedi, ovviamente poi mi trovo meglio con Carlo e continuo a Sì. seguire anche Carlo a distanza, però sì. E quindi diciamo, ho contribuito tantissimo a migliorare la performance mentale, perciò la concentrazione, che è molto importante nel mio lavoro, perché sono gare molto lunghe in cui devi essere sempre al Concentrato. concentrato, devi dare il tuo 100% ogni giro, non solamente un giro. E quindi concentrazione, stabilità emotiva, ovviamente Lucidità riesco mentale. lucidità, sì, quindi riesco a padroneggiare meglio anche l'ansia che c'è prima della gara e poi anche a livello fisico ho avuto problemi di schiena, ovviamente correndo da quando avevo 10 anni la schiena ha avuto molte ripercussioni e invece col metodo De Rose ho molta più flessibilità di prima, quindi previene anche degli infortuni. Eh sì, io ho un percorso un po' diverso, nel senso che poi ovviamente tu hai sicuramente molto più, il tuo lavoro richiede molto più energia fisica, eccetera, eccetera, però per quanto riguarda ad esempio la mia testimonianza con il metodo De Rose, io avevo appena avuto la bambina e dopo 50 giorni ero sul set, dovevo lavorare 13 ore al giorno e in più allattare e io iniziai il set insieme. Iniziai per la prima volta il metodo De Rossi insieme a Carlo e per 7 mesi sono riuscita a allattare, lavorare, fare sport, fare di tutto, cioè mi aveva dato proprio una lucidità mentale e la cosa era anche il riuscire a gestire il mio tempo libero e quindi utilizzare le energie in modo totalmente diverso. Quindi Carlo a me ha migliorato sicuramente la mia vita, penso l'abbia migliorata anche a Sì, te. sicuramente anche E fuori i dalla pista. benefici ce ne sono diversi perché il metodo De Rose è un metodo abbastanza completo che appunto è psicofisico, quindi non migliora solo l'aspetto estetico o fisico, ma anche un equilibrio mentale che sicuramente fa bene. E, è una testimonianza che ho chiesto a Edoardo se poteva venire appunto a raccontare e mi fa piacere che insomma l'abbia condivisa insieme a noi. Quindi se volete provare questo metodo, trovate
diverse lezioni sulla piattaforma e così ci alleniamo insieme, così abbiamo qualcosa da condividere insieme. Grazie, Bene, grazie Francesca, grazie ciao. mille. Ciao.